Faccio dietro fronte. Sono 215.000 gli italiani che hanno votato il contratto di governo nei gazebo aperti dalla Lega nelle piazze di tutta Italia. Secondo una nota diffusa inserata dal Carroccio, il 91% di loro si sarebbe espresso a favore. Conto di dare delle risposte non solo agli elettori della Lega, ma anche ai tanti elettori di centrodestra che chiedono meno tasse e più sicurezza. Secondo il Carroccio, la quasi totalità dei no sarebbe legata alla proposta sul reddito di cittadinanza e all'atteggiamento dei 5 Stelle, giudicato troppo morbido sul tema dell'immigrazione. Ok, l'affluenza è molto alta, abbiamo ottimi risultati sia in questo gazebo sia in quelli in giro per Milano. La maggior parte vengono già informati, c'è da dire che la maggior parte ci dicono anche che l'hanno già letto online in questi giorni, che si sono informati, quindi c'è sicuramente stata un'alta partecipazione e voglia di sapere come stesse andando la situazione politica per il prossimo governo. Ci fidiamo di Matteo. Se Matteo ha fatto questo contratto con loro, vuol dire che manterrà la parola. Sul fronte pentastellato, la base ha invece già votato sulla piattaforma Rousseau e avrebbe detto sì il 94% dei votanti, mentre il movimento è rimasto comunque nelle piazze anche a voto chiuso. Oggi facciamo solo informazione, facciamo vedere alle persone che cosa contiene questo contratto. Resta da sciogliere il nodo delle possibili conseguenze che l'applicazione di questo contratto potrebbe avere nei rapporti con l'Unione Europea. Per questo abbiamo interpellato Vittorio Emanuele Parsi, docente ed esperto di relazioni internazionali. L'Unione Europea corre due tipi di rischi. Intanto che la speculazione possa attaccare il mercato italiano, che è un mercato consistente. Dall'altra parte c'è l'effetto, se vuole, opposto. Se paradossalmente questa alleanza di questi due gruppi che hanno in comune di essere profondamente anti-establishment e di avere un elettorato che è profondamente arrabbiato con l'establishment, se l'Italia dovesse mantenere una governabilità e non tracollare con un'alleanza di questo tipo, potrebbe costituire il rischio di un esperimento politico anticipato utile da copiare per altri.